Ciao a tutte ragazze, bentornate con il video dei terminati. Ho qui la mia cestina dei terminati, sono pochi perché mi ero riproposta di non registrare più questa categoria di video, quindi tante cose le ho buttate. Poi in realtà mi sono detta, ma no, dai, proviamo ancora a registrare qualche altro video, vediamo se piace. Mettiamo tutto insieme, visto che i prodotti per categoria sono pochi, quindi per questa volta beauty, make-up, casa e tutto insieme. Poi aspetto questi commenti qua sotto, mi dite se amate o no questo tipo di video, così ci specifichiamo, cioè specializziamo nei video che vi piacciono di più. Partiamo da pesco a caso, quindi tutto un po' mescolato. Per quanto riguarda soprattutto skincare e body care, non credo che ci sia molto, perché di quello sapete che io utilizzo i prodotti di Oltresole, magari vi faccio un video a parte. Allora, per quanto riguarda il bagnoschiuma, ho utilizzato questo bagnoschiuma della Winix, che in realtà è un bagnoschiuma, anche se io l'ho utilizzato come doccia schiuma. Questa è una cosa che non è molto corretta da fare, perché i tensioattivi all'interno dei bagnoschiuma sono più concentrati proprio perché devono essere diluiti all'interno dell'acqua. Quindi cercate sempre, se fate il bagno, di comprare un bagnoschiuma, se fate la doccia, comprate un doccia schiuma. E l'abbinamento più sbagliato è usare un bagnoschiuma sotto la doccia. Comunque, vabbè, ho diluito molto. È un prodotto buono, valido, un buonissimo INCE, certificato ICEA, che ci dà la certezza che è stato controllato dall'Istituto di Ecobiocosmesi, ha questo certificato di Ecobiocosmesi, e non contiene cobalto, cromo, nickel, senza allergeni, è adatto anche su pelli sensibili. Io l'ho comprato più che altro per il profumo, perché ha un profumo frutta dolce, ma allo stesso tempo molto fruttato, molto buono, prezzo molto conveniente, perché si parla di pochi euro per 500 ml di prodotto, e la profumazione melograna, ribes, mirtillo, insomma, lampone, mirtillo, insomma, valido, a me è piaciuto molto. Poi andiamo di qua, perché tra l'altro devono venire a prendere anche la plastica, anche per quello sto facendo questo video. Non mi è dispiaciuto anche questo detersivo. Allora, quello l'ho comprato da Lidl, ma c'è anche da Tigotà. Questo l'ho comprato da Lidl, è della Formille, al bicarbonato, e c'è scritto igienizzante con bicarbonato, ma in realtà è un detersivo per bucato di lavatrice. È attivo già dai 30 ai 60 gradi, cioè già dai 30 gradi, può essere utilizzato anche per lavare sia a caldo che a freddo. Sono 2 litri, non ricordo il prezzo, però mi sono trovata bene. E adesso, tipo, in questi giorni non ho avuto tempo di andare da Tigotà, cioè in realtà ci sono andata, non ho avuto tempo di andare da Lidl, sono andata ieri da Tigotà, infatti credo che vedrete prima il video di Tigotà, poi questo dei terminati. Mi è piaciuto, penso che lo riprenderò. Adesso devo fare una valutazione tra quanto costa questo e con quanto costa quello, per esempio, che ho preso ieri, dico ieri perché dovreste aver visto il video nei giorni scorsi, da Tigotà della Scala. Farò una valutazione qualità, prezzo, rapporto, e poi deciderò. Quello là era 1,5 litri, questi 2 litri, quindi credo sia più conveniente questo. Non mi è dispiaciuto, quindi vedremo, insomma, lo proviamo. Per quanto riguarda sempre il lavaggio dei capi, ho terminato questo qui della KH7, uno smacchiatore. Devo dire che mi piace, ma dipende che tipo di macchia devo smacchiare. Questo va bene per olio, grasso, sangue, cioccolato, trucco e inchiostro. Non contiene candeggina, quindi non macchia. Rispetta i tessuti e i colori, dermatologicamente testato, è adatto per una pulizia, dice anche professionale. È un maxi formato perché è bello grande, da 750 ml. Infatti non mi avete visto parlare di smacchiatore, perché questo mi è durato veramente tanto. Mi è piaciuto. In casa per il momento però ho preso quello della Omino Bianco, quello con il gel, che poi dopo devi agitare, c'è anche il tappo per grattare, perché Angelica ultimamente si unge tantissimo con l'olio. Questo serve anche per l'olio, però essendo spray mi dà l'idea che rimane meno sul tessuto durante il lavaggio, cioè è una texture più, come posso dire, meno, che si aggrappa di meno al tessuto, lo bagna forse di più, però non si riesce tanto, non lo so, mi è piaciuto però. Per certi tipi di macchie, tipo quelle di unto, preferisco qualcosa di in gel che poi posso strofinare un po' e posso insaponarlo un pochino di più, ecco, per intenderci. Non so se ho reso l'idea di quello che voglio dire. Poi, sempre al Lidl, ho preso questo sapone mani, già la seconda volta che lo compro. È della Sien, sapone mani liquido alla melagrana, idrata la pelle e
l'INCI non è proprio spettacolare perché ha il sodio laurosolfato, però devo dire che contrariamente a altri detergenti che costano molto di più, questa volta l'agente addolcente, la betaina, è stata messa subito dopo il test attivo primario e quindi insomma, non è poi così aggressivo, anche se poi nell'INCI più avanti c'è per esempio la carcamidemea, che non è proprio il massimo, però insomma, tutto sommato non, sì, c'è un patch set, vabbè, ma conservanti normali, anche quelli che trovate all'interno dei prodotti certificati naturali, c'è cioè del profumo, vabbè, l'odore è molto buono, di melagrana, due volte che lo prendo, magari se è inverno avete le mani devastate, buttatevi su qualcosa di un pochino più nutridente, se invece è, se è inverno, scusate, volevo dire, e avete le mani d'estate, se invece è estate avete delle mani normali e è un momento che potete permettervi un certo tipo di tenso attivo, fatelo, insomma, compratelo tranquillamente. Poi è finito qui dentro anche una CC cream di cui non volevo parlarvi oggi, comunque va bene, mettiamo qua, parliamo la prossima volta. Poi ho terminato. Allora, vabbè, l'altro giorno da Tigotavi nominavo la carta igienica con cui mi sono trovata bene, l'ho tenuta qui così ve lo faccio vedere in questo video. Coop Casa, carta igienica maxi rotoli, lunga durata. Alla scritta gialla è questa qua, volevo far vedere perché mi avevo detto appunto che quella che mi era piaciuta, ma non la trovavo e quindi adesso che l'avevo sotto mano ve l'ho fatto vedere in questo video. Sapete che io utilizzo gli assorbenti lavabili, soprattutto quando sono in casa, però ho terminato questa confezione di seta, linea seta, li avevo trovati 32 assorbenti a un prezzo veramente, cioè, stracciato, un euro, mi ricordo quanto li avevo comprati, li ho comprati, ci ho messo una vita a finirli perché utilizzando in casa di notte quelli lavabili, questi ci ho messo veramente tanto tempo. Ah no, aspettate, quelli nella confezione, di qua un euro, è una confezione piccola che ho ancora in casa perché ho buttato via la confezione. Questa invece li avevo presi da Lidl, erano in offerta a 4,79 euro, così grandi da 32, e li ho pagati 3,35 euro. Ho trovato l'etichetta, ma si potevano prendere, ecco, insomma, per quel prezzo lì. Poi ho terminato allora, qui dobbiamo parliamone, perché ci sono due di queste salviette struccanti della Sien, ce n'è una confezione azzurrina e una confezione rosa. Io mi sembrava di ricordare che mi piacevano queste, mi trovavo male con le rosa. Quindi ho ricomprato queste e adesso mi trovo male anche con queste. Quindi io, ragazzi, cioè, non ci capisco più niente. Se vi servono per struccare mentre vi truccate qualcosa o dovete togliere un po' di trucco ma poco solo da certi punti, sì. Se dovete utilizzarli sul viso, sapete che le salviette struccanti non andrebbero utilizzate, io le utilizzo solo per struccare il correttore, perché dove mi avvicino, cioè, ve l'ho già spiegato, rispiego velocemente, dove mi avvicino molto agli occhi con qualsiasi altro detergente che non sia una salvietta struccante, se mi entra negli occhi sono dolori, quindi io per il momento gli occhi li devo per forza struccare con questo. Gli occhi non intendo le ciglia perché quelle secco solo con acqua, ma diciamo proprio la parte vicinissima alle ciglia dove mi si infila un po' il mascara e un po' il correttore, quindi non le ricomprerò più. Le migliori, qui lo dico, qui lo nego, sono quelle della Nivea nella confezione blu, anche se quelle Nivea nella confezione nera, che sono quelle che faceva pubblicità Clio Makeup, devo dire che non sono male, ma che arrivano, quelle blu hanno una trama morbidissima, super imbevute, non dovete passare più di una volta, viene via tutto, e se sono salviette, avete le salviette che dovete insistere per la rimozione, non sappiate che non sono salviette che fanno tanto bene. Poi per Angelica, me l'ho utilizzato anch'io per le mani, a volte me lo porto anche al lavoro, questo bagno della Lupilù, bagno, baby bagno dalla testa ai piedi, serve per fare il bagnetto ai bambini, ma l'ho utilizzato anche come detergente mani, è certificato IAB, che è un altro ente certificatore dei cosmetici bio-eco. E del Bioeco Cosmesi, ha il contenitore con 99% di plastica riciclata, è vegano, ha un buon odore, proprio un buon odore, e ne ho uno nuovo in casa che aprirò a breve. Adesso sto terminando quello che ho preso all'MD, che non mi ricordo il nome della marca. Questo qua comunque è della Pierpaoli, adesso voi lo trovate come Lupilù, ma è lo stesso che fa Pierpaoli per tante altre linee certificate naturali che trovate da Tigotà. 500 ml, un buonissimo prezzo, un buon inci, provatelo.
Ecco, questo è un detergente intimo, per esempio, l'Intima Robes alla calendula, che mi piace tantissimo. Lo ricomprerò se lo trovo, non l'ho trovato l'ultima volta. Io di solito prendo sempre il Cilli Azzurro antibatterico, anche se adesso ho visto che il Cilli Azzurro si chiama idratante, invece prima era sempre stato antibatterico. Adesso ne è saltato fuori un altro, che è quello per il ciclo, visto viola, ce ne sono di tanti tipi. Comunque questo Intima Robes alla calendula 100% naturale con stati di origine 100% naturale lenitivo mi è piaciuto e lo riprenderò. Mi è durato io credo mesi su mesi, ho rischiato di andare alla scadenza perché lo uso nel bagno suo, lo uso una volta ogni tanto e quindi adesso abbiamo fatto il cambio del... Questo l'ho portato giù per finirlo, l'ho riportato su quello che era appena aperto e insomma mi è piaciuto. Ultimi tre prodottini, mi si sta scaricando la Ring Light. Oggi ho tutte e due le ringhiere scariche, evviva! Vabbè, anzi, gli ultimi quattro. Allora, di questo non vi so dire più di tanto, è una protezione solare della Vichy, perché, a parte che è un campioncino, e poi anche perché quando me lo sono fatta dare in farmacia, quando sono arrivata a casa per provarla, praticamente si era diviso il liquido dal filtro all'interno. Ho agitato, ci ho provato in tutti i modi, ma... C'era una quetta sospettosa che non mi convinceva, sembrava quasi un prodotto vecchio. L'ho buttato via per non rischiare. Comunque si chiama Vichy, se qualcuno di voi l'ha provato e ci vuole saper dire com'è. Vichy Capital Soleil UV Age Daily SPF 50 più, PA++++, quindi sicuramente un validissimo prodotto. UVB naturalmente scherma e anche gli UVA cerchiato. Protezione molto alta per il pompero. 3 ml di prodotto inutile perché non ho provato, vi farò sapere. Al momento sto usando quello di Xdin. Oggi sono stata al mare, ma non c'era un gran bel tempo a Comacchio a fare un giro. Io e mio marito siamo andati fuori a pranzo assieme e la bambina era a scuola. E oggi è il 24, sto registrando il 24 di aprile. E devo dire che non mi ero data la protezione perché avevano messo il diluvio universale, dovevamo star fuori quindi non all'aperto, invece in realtà ci siamo stati almeno un'oretta perché è poi uscito il sole, però insomma non succede poi niente, e non ho preso il sole in modo diretto e stavamo aspettando, speriamo esca presto il solare oltre il sole. E nel frattempo ne ho adoccato uno della L'Oreal che se tarda l'uscita di quello del Tresole lo voglio provare, poi vi farò sapere. Ho terminato con Angelica questo balsamo, a me piace moltissimo questo qui, di Sunsilk, 1 minute 2 out, liscio perfetto per capelli lisci senza effetto crespo, trattamento intensivo con olio d'argan. Mi piace, adesso ne ho preso uno di un altro tipo, mi sembra quello fucsia rosino, vi saprò dire com'è, io ne uso a quintalate e devo dire che è super valido, contiene un siluro naturalmente siliconico e ha un odore spettacolare. Buonissimo, nonostante io non amo l'odore d'argan, questo è molto buono. È al pari del Pantene e al pari dell'Elvive, secondo me. Io tra i due preferisco più il Pantene, però anche l'Elvive non è male, insomma mi piacciono entrambi. Ultimi due prodotti, ho terminato questo mascara della Maybelline Ciglia Sensational, effetto ventaglio mascara. Allora, questo io ragazze non l'ho capito. Se qualcuno di voi vuole spiegarci qui sotto come si applica questo mascara, perché ha questo pennellino che ha di qua è curvo e non ha niente, nessuna setola, e di qua ha le setoline. Io ci ho provato a darmelo, però, allora, secondo me questo è il tipico mascara perfetto per chi ha le ciglia super lunghe e non incurvate, riesce a incurvarle, ma le hai già lunghe e quindi te le definisco e le faccio effetto ventaglio. Dopo la seconda, terza passata si iniziava a far dar del lei, però la mattina io non ho tempo di starmi lì a dar 250 mani di mascara. E poi ho notato che, cioè, sentite, è pieno di prodotto, ma il prodotto che c'è dentro però è pastoso, è secco, è durato pochissimo. Ho ancora aperto il famoso mascara che avevo preso. Con il kit di Estée Lauder, credo che tra un po' ci stiamo avvicinando alla scadenza, ma è ancora perfetto, fa delle ciglia splendide. Oggi ce l'ho su, non so se riuscite a vedere. Ecco, vedete, qui c'è una passata di mascara, una, cioè veramente veramente bello. Non le attacca una all'altra, però difetto di quel mascara lì, poi ne parliamo adesso appena sarà terminato, fa delle ciglia secondo me.
Cioè, l'applicatore è troppo grande. Cioè, come fa a non avere un occhio così grande? C'è da rivedere lo scovolino. Poi, sempre il tema Estée Lauder, ultimo prodotto che avevo ricevuto in omaggio, quindi ve ne voglio parlare, è questo siero che si chiama Estée Lauder Advanced Night Repair, che credo che sia uno dei sieri più famosi di Estée Lauder, Multi Recovery Complex. Sincronizza, non so come si legge, multiriparazione praticamente. Allora, mi piace la texture, è un gel, non so se si riesce a farne uscire ancora qualche goccia. L'odore non mi piace, forse qualcosina, è un gel arancione, forse qualcosa si riesce a far venire giù. È piacevole, fa una bella pelle liscia. Tutti ne parlano, a parte che è un cosmetico, mi permetto di dire, medio-alta gamma, fa la pelle liscia, rispetto a qua sì, sento che è liscia, piallante, però io ho tutti questi risultati che loro dicono che faccia, cioè che te lo dai prima di andare a dormire la mattina, sei liftata, sei... No, cioè io non so, cioè se è un prodotto altamente, cioè con degli ingredienti dentro che fanno questo effetto. Pori to togliere i pori dilatati, liftare tutto quanto, però io sinceramente tutta la vita piuttosto me lo sono preso qui perché vi faccio vedere, devo registrare piuttosto tutta la vita il siero seta dentro il sole, effetto Botox al siero di vipera tutta la vita, cioè per me questa è acqua. L'ho provato con tanta curiosità, sapete che io non compro più praticamente prodotti di beauty, viso che non sia oltre il sole. Se vedo un prodotto che mi intriga, anche se sono di oltre il sole, lo compro, lo provo e vi faccio sapere. Ma il più delle volte sono ciofeche, nel senso che ormai sono abituata a un prodotto professionale ad alta concentrazione d'attivi al limite del medicale, che è quello che trovo in giro, che a volte mi incuriosisce, perché quando sei amante di una cosa, della skincare, della body care, quando vedi un prodotto nuovo, dici, è un attivo nuovo, viene la curiosità di provarlo e tutto, però il più delle volte questo non l'ho comprato, era nel regalo insieme a un altro contorno occhi, c'era il balm, c'era, che col balm mi è già piaciuto di più, c'era il balm, c'era questo piccolo siero, c'era il gloss per le labbra, insomma, neanche quello. E il mascara invece mi è piaciuto e quindi ce l'avevo, però l'ho buttato, l'ho provato, ma devo dire che ha regalato dei punti alla mia cosmetica solita, ecco, diciamo così, non di certo a Estée Lauder. Questo è tutto, ragazzi. Il video è venuto abbastanza lunghino, per fortuna che avevo poche cose da farvi vedere. Io il prossimo video che vi andrò a registrare, non so se lo vedrete prima o dopo, è appunto quello sulla linea seta. Quindi mi raccomando, continuate a seguirmi, fatemi sapere qua sotto quali sono i video che vi piacciono di più, perché per me è molto importante. Ci sentiamo prestissimo, io vi mando un bacione e alla prossima. Mi raccomando, lasciate un like e un commento.